Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina di politica perché si continua in questa corsa a due anche dopo la fine della campagna elettorale, il voto di domenica fra 5 Stelle e Centrodestra che adesso si contendono il governo del paese, ammesso che si riesca a trovare una maggioranza in Parlamento. Nel frattempo, il grande sconfitto di queste elezioni, il centrosinistra, in particolare il Partito Democratico, cerca di riorganizzarsi anche perché, parliamo della nostra regione, tra poco ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. La grande sconfitta di questa tornata elettorale è certamente la sinistra. Un voto senza appello sia per il PD, dove finisce il renzismo, sia per i partiti a sinistra dei democratici, spazzati via dalla marea 5 Stelle. Corsa a due era stata annunciata e corsa a due è stata tra i grillini e il centrodestra, e così continuerà ad essere rispetto all'incarico di formare un governo che apra la Terza Repubblica. Il trend abruzzese aggancia la regione a quelle del sud in uno stivale tripartito. Mezzogiorno ai 5 Stelle, centro al PD, settentrione al centrodestra con prevalenza della Lega di Salvini. Tra le fila del Partito Democratico si legge ancora lo shock per quanto accaduto domenica scorsa, ma emerge anche la voglia di cercare di ricostruire un consenso che è stato dilapidato, passato dal 40% delle europee a meno del 20% odierno. Non nascondo che avrei scambiato volentieri la mia elezione con un risultato migliore del Partito Democratico e della coalizione. Risultato negativo di cui io mi rammarico tanto, però ovviamente sono felice, felicissima di poter proseguire il mio lavoro alla Camera dei Deputati e negli anni a venire dovremo impegnarci molto sulla coalizione perché appunto era stato sottovalutato e poi è stato ovviamente deleterio il passaggio della scissione. Io credo che la priorità delle priorità è la cura del nostro territorio da frane e smottamenti, dal dissesto delle strade. Ci vuole un piano straordinario. Proporrò emendamenti, norme in questo senso che vanno a prendere risorse dal bilancio dello Stato per varare un piano straordinario. Spero che un governo, per esempio, a trazione leghista non si opponga. Nel centrodestra nazionale e anche in quello regionale si guarda il bicchiere mezzo pieno, anche se il risultato nel complesso buono della coalizione è stato tenuto in piedi soprattutto dall'avanzata leghista, in crescita anche al sud e anche in Abruzzo. Il centrodestra rispetto al 2013 cresce di 7 punti percentuali, quindi vuol dire che la proposta di centrodestra è una proposta ancora valida, che gli elettori vogliono, tant'è che rendono il centrodestra la prima forza in Italia, ma chiaramente non possiamo dimenticare gli errori che abbiamo commesso, le cose che non sono andate, perché di qui a qualche mese saremo impegnati nella campagna per l'elezione del nuovo presidente della giunta regionale e lì ovviamente non possiamo sbagliare. Un appello lo rivolgo a tutti i parlamentari eletti. Bisogna capire che questa regione ha bisogno di un'iniezione di speranza, ma soprattutto di un sostegno per ripartire realmente. Ripartire significa far tornare l'Abruzzo ad essere la prima regione del Mezzogiorno. Continuiamo con la politica, adesso andiamo in casa dei vincitori. Regione Abruzzo, è tempo di cambiare quanto chiede il Movimento 5 Stelle dopo l'ottimo risultato ottenuto domenica scorsa. Movimento 5 Stelle che è primo partito in regione con il 40% e anche in Italia con il 32%. I pentastellati hanno ribadito la richiesta di dimissioni del presidente della regione Luciano D'Alfonso, sottolineando di essere pronti a governare l'Abruzzo. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Dimissioni immediate del presidente Luciano D'Alfonso, a cui è stata imputata una incapacità di governo che ha poi prodotto anche il deludente risultato elettorale del PD, e parola ai cittadini abruzzesi con la possibilità di tornare il più presto possibile alle urne. Il Movimento 5 Stelle, dopo l'esaltante risultato delle elezioni del 4 marzo, non fa sconti al governo regionale, accusato di aver pensato soprattutto a tagliare i servizi. Le dimissioni del presidente D'Alfonso le hanno chieste i cittadini abruzzesi, dandogli una fiducia che raggiunge a malapena il 14%. Il presidente D'Alfonso sta attualmente tenendo in ostaggio la regione, l'ha tenuta in ostaggio durante la campagna elettorale, per la propria carriera politica. Adesso che ha raggiunto l'obiettivo,
noi come cittadini prima di ogni altra cosa, ma anche come consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, gli chiediamo di dimettersi immediatamente perché lo vogliono i cittadini abruzzesi e di fatto per manifesta incapacità a governare l'Abruzzo. Oggi scopriamo che il presidente D'Alfonso ha anche scoperto, come dire, il mandato che gli hanno conferito i cittadini abruzzesi per andare in Senato e dunque dovrebbe rispettare questo mandato. Io mi domando dove risiede invece il mandato che i cittadini gli hanno dato a presiedere Regione Abruzzo, a governare Regione Abruzzo. Il presidente D'Alfonso dice di fatto quello che più gli conviene, ma i cittadini abruzzesi hanno detto un'altra cosa, hanno bocciato il presidente D'Alfonso che, ripeto, non arriva al 14%, come non arriva, o meglio, supera appena il 14% Forza Italia. Forza Italia e il Partito Democratico insieme non fanno la forza del Movimento 5 Stelle, un abruzzese su due quasi ha votato per il Movimento 5 Stelle, noi siamo pronti a governare e lo faremo nell'interesse soltanto dei cittadini. E avete sentito le parole di Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle, la risposta a questo attacco frontale è arrivata proprio dal presidente D'Alfonso in una conferenza stampa che si è tenuta in regione a Pescara. D'Alfonso ha confermato che resterà governatore fino alla proclamazione degli eletti al Senato, così come prevede la normativa, e solo a quel punto lascerà il governo regionale. Non ci saranno però le dimissioni invocate, come avete sentito, dal Movimento 5 Stelle, già pronto comunque il passaggio di consegne. Sentiamo Paolo Renzetti. Fino al giorno della convalida dovrebbero sapere, sia quelli che rispondono che quelli che chiedono, l'ordinamento prevede che deve intervenire la convalida, altrimenti non c'è la consistenza giuridica dell'eletto. Sto preparando un atto amministrativo che nella vita amministrativa ha il rango della delibera, che consente di rintracciare quali sono gli elementi in corso e che meritano di essere assunti, portati avanti e completati. Questo perché si ha premura e cura dell'ordinamento, altrimenti, diciamo, assomiglia ad una condotta privata e non ad una condotta da responsabilità pubblica. Noi abbiamo da oggi fino alla data nella quale scatta l'inveramento della condizione giuridica dell'eletto, in questo lasso di tempo l'ordinamento deve continuare a funzionare, altrimenti assomiglia ad una cantina. C'è un problema in Abruzzo, nel centro-sud e in Italia, per esempio in Abruzzo si chiama 70.000 voti, 70.000 persone che non ci hanno rivotato dopo il 2013. Su questo fronte noi dobbiamo costruire una proposta ed un'offerta politica che li recuperi, non solo dicendo le cose fatte ma anche immaginando. Per esempio io sono affascinato da questo tema del reddito di cittadinanza, che è stato un grande tema assorbente e che ha riempito di sé l'efficacia di una campagna elettorale, e dichiaro che voterò a favore del reddito di cittadinanza perché mi sembra che su questo c'è stato un grande coinvolgimento di cittadinanza. Io sono contro un meccanismo inciucista che superi la distinzione tra chi ha vinto e chi ha perso. Io penso che debbano governare coloro i quali hanno vinto, e queste elezioni politiche sono state vinte dai 5 Stelle e dai leghisti, e ritengo che i cittadini abbiano stabilito chi deve governare, così come hanno stabilito chi deve stare all'opposizione. Io ritengo una formidabile cura che poi in Italia, quando si sta all'opposizione, appena dopo si va al governo. E quindi ritengo che l'opposizione faccia anche bene per ritrovare un pensiero radicale. Adesso proseguiamo con la pagina politica, ma lasciamo le reazioni legate direttamente al voto del 4 di marzo e ci spostiamo ad Avezzano, dove il sindaco Gabriele De Angelis ha formalizzato le dimissioni che erano state annunciate e ribadite dopo l'azzeramento della giunta, azzeramento che è avvenuto proprio nella giornata dello spoglio, cioè lunedì. Il primo cittadino è rimasto orfano, ve lo ricordo, della maggioranza dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla cosiddetta anatra zoppa, il meccanismo per il quale il sindaco adesso non ha più la maggioranza dei consiglieri, che invece sono stati maggioranza che invece è stata assegnata alla coalizione dell'ex sindaco di Pangrazio. De Angelis questa mattina in una conferenza stampa ha richiamato la politica comunale ad un senso di moralità. Ascoltiamolo.
Beh, rammarico e dispiacere è chiaro che c'è, perché insomma quando si lavora per la città in maniera così intensa e quando si hanno poi dei feedback così importanti da parte dei cittadini non può non dispiacere, però dobbiamo rispettare le sentenze in questo paese, quindi io sono tenuto a rispettare questa sentenza, che non condivido ma la rispetto, e al momento non ci sono le condizioni per andare avanti perché non abbiamo insomma la maggioranza in consiglio comunale. Qual è lo scenario? Secondo lei esistono le condizioni per trovare un accordo? Ma dipende quello che accadrà nei prossimi giorni, insomma. È chiaro che io sono costretto in base alla sentenza a provare una ricomposizione di un consiglio che non era quello mio originario. Abbiamo un programma noi che è chiaro, è chiaro a tutti quanti, potrà essere aggiustato, emendato, rivisto. Il confronto non, in questo momento è assolutamente necessario con le forze diciamo di maggioranza o minoranza, insomma un po' un consiglio sui generis, per vedere se è possibile ricomporre nell'interesse della città questo consiglio comunale. Quanto pesa il patto per la Marsica nell'ottica delle sue dimissioni? No, quella è un'altra cosa. Il patto della Marsica è un patto fatto con senatori onorevoli oggi che, in quanto vincenti, che rappresenteranno il territorio, e sono tutti quanti diciamo deputati e senatori dell'area di centrodestra, che è la stessa area a quale aderisce in qualche maniera questa nostra consigliatura. Abbiamo delle componenti civici, dei partiti di centrodestra, e anche il sindaco insomma fa parte sicuramente di quell'attività, di quella società, attività liberale e produttiva che si riconosce nell'ambito di un centrodestra. E adesso una notizia di cronaca, dunque lasciamo la pagina politica. Un incendio nella notte ha distrutto in via Rapagnetta, nella zona Colli Innamorati, a Pescara, un'auto, uno scooter e la porta di un'abitazione. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si diffondessero. Alcuni indizi farebbero propendere per un rogo di origine dolosa. Sono in corso comunque le indagini e si attende anche il rapporto dei vigili del fuoco. La notte precedente in via Vespucci era stato appiccato il fuoco a un negozio da due persone che poi sono state identificate e denunciate dai carabinieri. Andiamo avanti, saranno presentati domani al TAR i ricorsi coi quali istituzioni e comitati si oppongono al progetto della centrale di compressione di gas della Snam in Valle Peligna. Lo ha affermato il sottosegretario della Regione Abruzzo Mario Mazzocca nel corso del terzo ed ultimo incontro con gli attori protagonisti del No al metanodotto, incontro che è stato fissato per questa mattina a Pescara. Vediamo insieme l'intervista al sottosegretario Mazzocca di Andrea Costantini. Sottosegretario Mazzocca, torniamo a parlare della vicenda del metanodotto Snam. I ricorsi sono praticamente pronti sul fronte amministrativo, entro un paio di giorni saranno presentati. Sì, molto probabilmente domani presenteremo il ricorso al TAR avverso l'autorizzazione sostanzialmente della centrale di compressione Snam, che è avvenuto attraverso un provvedimento, una delibera del Consiglio dei Ministri del 22 di dicembre scorso. Il ricorso lo stiamo avanzando singolarmente ma in maniera coordinata, noi come Regione Abruzzo, il Comune di Sulmona, Lega Ambiente e WWF, i Comitati Cittadini per l'Ambiente che oggi sono con noi per valutare le eventuali azioni che certamente tendono a uniformare la massa critica che si oppone a questo tipo di intervento che il governo centrale ha in animo di realizzare su una porzione dalle mille criticità, porzione di territorio dalle mille criticità come quella della Valle Peligna, e che non ci vede ovviamente d'accordo. Abbiamo ascoltato dai legali vizi procedurali, vizi anche legati a profili di incostituzionalità oltre che nel merito.
Sì, chiaramente con la task force che abbiamo messo in campo, che vede affiancare all'avvocatura regionale il professor Ceruli Relli per quanto riguarda la regione Abruzzo e il professor Celotto per quanto riguarda il comune di Sulmona, chiaramente si stanno snocciolando un po' tutte le questioni dalla A alla Z. Non è escluso che nei prossimi giorni, non essendoci scadenza, non ci rivolgeremo alla Corte di Giustizia Europea per il tema del salami slicing, ovvero dello spacchettamento, dello spezzettamento del procedimento che noi abbiamo fin da tempo immemore evidenziato come non corretto e soprattutto infrangente una specifica direttiva europea. Andiamo avanti, adesso la pagina sindacale, lo SNALS, che è uno dei sindacati autonomi della scuola, non ha firmato il rinnovo del contratto. A Teramo questa mattina i rappresentanti del sindacato hanno incontrato gli iscritti per spiegare le ragioni della contrarietà e per indicare le prossime mosse della contrattazione. Sentiamo l'intervista al segretario dello SNALS, Carlo Frascari. Lo SNALS ha inteso non firmare il contratto di lavoro, l'ipotesi di contratto di lavoro che è stata siglata dai confederali, CGIL, CISL, perché riteniamo, in sintesi, che non risponde alle attese della categoria per quanto riguarda gli aumenti contrattuali, che in pratica si attestano massimo a 50 euro medi di aumenti reali. E fra l'altro una parte di questi potrebbero non essere poi conservati dal 1 gennaio 2019. Secondo, perché alcuni aspetti che ne avevamo chiesti come importanti di ritornare all'interno della contrattazione, di riportare all'interno della contrattazione istituto, alcuni aspetti importanti per noi, come per esempio l'assegnazione dei docenti ai plessi o l'organizzazione del lavoro, sono rimasti esclusi, quindi siamo rimasti a un taglio delle prerogative sindacali dentro gli istituti scolastici. E nel complesso, quindi, la dignità del personale nel suo complesso, dai collaboratori scolastici fino al personale docente, non è stata rispettata da questo contratto. Noi siamo convinti che, al di là del no che abbiamo detto, apriremo una grossa battaglia per ovviamente la prossima tornata contrattuale, perché questa sembrerebbe almeno che si è chiusa. Ma siccome il lavoro del sindacato non è quello solo di dire no, ma di portare avanti le richieste della categoria, non ci fermeremo sicuramente qui e cercheremo, appena ci sarà data opportunità col prossimo contratto, di portare avanti tutte queste esigenze sperando di avere più successo. Per il momento ci mettiamo in questa situazione di attesa contrastiva, come qualcuno l'ha detto, rispetto a questo contratto che non ci piace. Altra notizia sindacale da poco arrivata in redazione: Nicola Manzi è stato eletto segretario generale della UILM Chieti Pescara. I metalmeccanici si sono riuniti a congresso questa mattina a Rocca San Giovanni e hanno fatto il punto della situazione politico-sindacale provinciale, regionale e nazionale, con anche l'intervento del segretario generale della UILM nazionale, Rocco Palombella. Nicola Manzi riveste anche il ruolo di coordinatore regionale della UILM Abruzzo e viene riconfermato alla guida della categoria per i prossimi 4 anni. Assieme a lui, nella segreteria territoriale di Chieti e Pescara, anche Achille Di Sciullo e Riccardo Nunziato. Andiamo avanti, sottoservizi, e siamo all'Aquila, ripartiti in centro, ma i commercianti chiedono al comune che i lavori proseguano anche nel fine settimana al fine di accelerare le operazioni nel cantiere. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Cantiere dei sottoservizi ripartito nel tratto di corso bloccato dai lavori della sovrintendenza per verificare i reperti archeologici ritrovati durante gli scavi. Si lavorerà anche nel fine settimana, probabilmente per recuperare il tempo perduto. Questo almeno è quello che il comune vorrebbe fare, sollecitato dai commercianti. Il blocco di 2 mesi ha provocato, come è noto, danni inimmaginabili ai commercianti aquilani, letteralmente in croce. Ora si spera che tutto torni alla normalità, altrimenti c'è chi si dice pronto anche ad intraprendere vie legali. E qui si inquadra la richiesta fatta dai commercianti al comune di fare un'ordinanza per far lavorare la ditta anche il sabato e la domenica. Come è noto, gli assessori Mannetti e Piccinini hanno incontrato nei giorni scorsi i commercianti assieme alla Gran Sasso Acqua, stazione appaltante, dando massima disponibilità al dialogo, ma intanto i loro affari vanno malissimo e per i commercianti sicuramente non si riusciranno a rispettare i tempi previsti. L'opera però va avanti, nessun tentennamento. Il 23 marzo è stato indicato come data di fine lavori, si attende questa data per valutare il tutto.
Andiamo avanti e ci spostiamo a Lanciano. Continuano i lavori di sistemazione della segnaletica stradale per la zona a traffico limitato nel centro storico. Sentiamo il servizio. Lavori in corso ai varchi della ZTL di Lanciano con opportuni cambiamenti per alcuni dei cartelli che avvisano della zona a traffico limitato nei quartieri Borgo e Lanciano Vecchia. La nuova segnaletica sarà costituita da pannelli elettrici a messaggio variabile da tempo richiesti dai cittadini, troppo spesso in confusione davanti a semplici cartelli con le indicazioni di apertura e chiusura dei varchi, multe a raffica, le ovvie conseguenze. I pannelli luminosi ora indicheranno la scritta controllo attivo, controllo non attivo. I segnali luminosi avranno dimensioni, simboli e caratteri a norma di legge secondo il codice della strada. Le immagini si riferiscono ai lavori nel varco di Corso Roma, che nello scorso mese di dicembre vide la serrata protesta dei residenti e dei commercianti sui cartelli di accesso poco visibili e chiari di una ZTL al centro di numerose polemiche. Ricordiamo la rimozione delle lanterne semaforiche sul ricorso di un cittadino di Lanciano, poiché ritenute non a norma. Poi il bando di gara ad aprile scorso per l'acquisto dei pannelli luminosi, che con i vari tempi burocratici vedranno la luce nelle prossime settimane. Pannelli e telecamere saranno perfettamente sincronizzati tramite interfaccia. Andiamo avanti, adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal calcio di Serie B. Oggi seduta singola per il Pescara agli ordini del neotecnico Epifani per preparare la gara casalinga di sabato con il Parma. Intanto, in poche ore, si è consumato il ritorno a Pescara di Giorgio Repetto quale direttore tecnico. Ne ha parlato in conferenza stampa il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che ha affrontato anche il discorso della pescaresità dei quadri dirigenziali del Delfino. Sentiamo. Quando ci ha messo a scegliere Epifani, esattamente 12 secondi come gli stessi secondi ci ha messo a richiamare Giorgio. Mi preme fare una considerazione sul ruolo di Giorgio, perché sennò sembra che uno abbia chiamato Giorgio come tutor di Epifani. Epifani può fare tranquillamente da solo, però secondo me Giorgio sarà un valore aggiunto per l'area tecnica, come lo è stato negli anni in cui è stato con me a lavorare. E abbiamo un progetto, perché sennò poi si dice sempre ma voi avete due direttori, che ci dovete fare con due direttori? Noi abbiamo un progetto ben chiaro come società, per cui Luca Leone, che è il direttore sportivo della Pescara Calcio, si occuperà prevalentemente di quello che ha fatto fino ad oggi, quindi tutta la parte scouting, i rapporti con le società, i rapporti con l'estero, che noi stiamo intensificando, e Giorgio sarà più presente sul campo vicino all'allenatore, che speriamo tutti che possa rimanere massimo anche per i prossimi anni, perché vuol dire che avremmo trovato un altro allenatore bravo. Pescara dei pescaresi è il sogno nostro, è quello che, con il quale siamo partiti come società. E strada facendo abbiamo avuto anche la fortuna di portare i pescaresi a Pescara. Giorgio non è pescarese di nascita, ma lo è di adozione. E per me tutti quelli che hanno fatto in qualche modo la storia di questa società, io sono ben contento di tenerli all'interno, se hanno valori, se hanno, è chiaro che non è che facciamo una mucchiata di ex. Però sicuramente quelli che hanno dei valori e vogliono fare questo lavoro, io li preferisco sicuramente a chi non conosco. E sono persone che ci mettono anche il cuore, oltre a metterci a fare questo mestiere, che non guasta. Andiamo avanti con il calcio, ma scendiamo di categoria per parlare del Teramo. Ha saltato tutte le partite del ciclo nero del Diavolo nel 2018 e quando è rientrato sabato scorso a Padova il suo impiego è coinciso con il ritorno alla vittoria dei biancorossi. Parliamo di Cristian Ventola, che è pronto a riprendersi con continuità il posto sulla fascia destra del Teramo dopo aver superato un fastidioso infortunio. Jacopo Forcella. Cristian, a Padova il rientro di Ventola è una prestazione che, insomma, io ho definito praticamente perfetta. Non era facile rientrare, hai fatto nel migliore dei modi. Sì, io sono molto contento che comunque sono riuscito a dare una mano ai miei compagni in un momento così difficile. Non pensavo manco io di fare una bella prestazione, perché comunque non pensavo di avere i 90 minuti le gambe.
Sono contentissimo per questa vittoria, ma ora già sono con la testa domenica per il Sant'Arcangelo. Non solo 90 minuti in un campaccio, perché il terreno di gioco era veramente quasi impossibile, non sembrava ma era impossibile. Sì, infatti rientravo dopo 2 mesi di assenza e con pochi giorni di allenamento per recuperare, e di certo il campo non mi ha aiutato a fisicamente, comunque con qualche dolorino, però per fortuna sono riuscito a fare tutta la partita a buoni ritmi. Il Teramo in questi 2 mesi l'ha rimpianto veramente tanto, Cristian Mento? No, ma anche chi ha giocato al posto mio non ha fatto male, anzi ha fatto il proprio dovere. Io sono contento di essere rientrato, di aver dato una grossa mano ai miei compagni, ma soprattutto sono contento perché una vittoria così importante per noi è stata veramente, veramente importante ed può essere un punto d'inizio. Con il 3-4-2 ti abbiamo visto qualche metro più avanti, anche con la possibilità di andare al tiro. Nel primo tempo l'hai quasi sfiorato il gol sulla papera di Bindi, nel secondo ci hai provato ancora. Ti avvantaggia un po' quel 3-4-3? Sì, a me come modulo personalmente piace tantissimo, perché comunque io sono un giocatore più offensivo che difensivo, quindi spero che nelle prossime giornate, che starò anche meglio fisicamente, potrò dare una mano in più in avanti ai miei compagni. Destra, sinistra non fa differenza? No, per me è indifferente, basta che do una mano ai miei compagni, io sono sempre a disposizione del mister. Adesso il Sant'Arcangelo, scontro diretto. Sì, sarà una partita importantissima, comunque il mio pensiero è che non ci dobbiamo fasciare la testa per questa partita, dobbiamo lavorare tutta la settimana sereni e preparare al meglio questa partita di domenica. No, a me è dispiaciuto tantissimo per il mister, comunque era un bravissimo allenatore, una bravissima persona, però comunque nel calcio succedono queste cose, io con qualsiasi allenatore do sempre il massimo e mi metto a disposizione. Sono 36 comuni abruzzesi interessati dal torneo delle regioni. La manifestazione sportiva dedicata alle categorie giovanili di calcio e calcio a 5 maschile e femminile, che si svolgerà dal 24 al 31 di marzo. Al di là della competizione sportiva, per l'Abruzzo è una importante vetrina di promozione del territorio. Scusate, alla presentazione del torneo è intervenuto anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. Presidente Sibilia, è un momento sempre bello quello della presentazione del torneo delle regioni, perché si parla di giovani, peraltro rappresentative maschile e femminile, calcio a 5 e calcio a 11, è un po' questo il serbatoio che va alimentato. Sì, è una grande manifestazione, una manifestazione che coinvolgerà migliaia di persone, circa 2000, tra atleti, tecnici, dirigenti. Cioè avremo la possibilità per una settimana di essere al centro dell'attenzione come calcio dilettantistico e giovanile del paese. Abbiamo scelto di essere qui in Abruzzo col presidente Ortolano, col consiglio direttivo del Comitato Abruzzo, e ancora una volta siamo certi di aver affidato il torneo nelle mani di persone capaci. Trofeo delle regioni del calcio, la principale disciplina sportiva ovviamente del nostro paese, che mette al centro l'Abruzzo per quanto riguarda questo sport dal punto di vista dilettantistico per una settimana. 136 partite, 36 campi coinvolti e quindi 36 città abruzzese, oltre 1500 persone, atleti che verranno ad essere coinvolti. E permettetemi un particolare ringraziamento al mondo dello sport abruzzese. Quando siamo arrivati avevano grosse difficoltà, non c'erano rapporti istituzionali, noi abbiamo rifinanziato, abbiamo dato grande spolvero a degli eventi molto importanti, delle diverse discipline sportive, ed è dedicato ai tanti ragazzi, alle tante ragazze, alle famiglie, ai dirigenti che con passione mobilitano un settore che ha una grande finalità sociale, anche di salute se vogliamo, e che in particolar modo rappresenta anche una vetrina per quanto riguarda il novero delle iniziative per l'intera regione. Abbiamo più volte rimarcato questa situazione, cioè che per ripartire il calcio italiano ha bisogno della base, ha bisogno dei suoi giovani e quindi ha bisogno di ricostruire il mondo del calcio partendo appunto da questi tornei di calcio dilettanti e giovanile. Solo così potremmo tornare ad essere riferimento in campo mondiale per il nostro paese come nazionale. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6. Vi ricordo anche che i nostri servizi sono disponibili sul canale YouTube della nostra emittente e anche on demand sul sito www.tv6.it.
www.radiotrevigiano.it. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.